Salve a tutti, io sono Altri, pure più italiano, e in questo video vi parlerò dei V-Bucks gratis. Scommetto che tutti voi che giocate a Fortnite vorreste comprarvi tutte le cose che ci sono su Fortnite, i balletti, le skin, i picconi, qualsiasi cosa. Però purtroppo non a tutti i soldi crescono sugli alberi, per esempio a me non crescono perché ci ho provato ma non crescono. Comunque insomma ci troviamo con tantissime cose che vorremmo comprare e con pochissimi V-Bucks per comprarle. Ma allora è facilissimo, basta trovare questi V-Bucks. Vi state chiedendo come fare? Ma è facilissimo, basta scrivere Free V-Bucks Generator su Google e trovate tantissimi siti che lo fanno, tipo questo oppure tipo questo. Generatore di V-Bucks, seleziona la tua piattaforma, io sono da computer e inserisco il mio username OTPFI. Cosa stiamo aspettando? Clicchiamo subito su invia. Ah, attenzione, sta pensando. Un attimo, ora scommetto che bisognerà scegliere quanti V-Bucks. Ah, grazie, 40.300 V-Bucks. Però bisogna mettere il numero di telefono per sbloccare questo super fighissimo premio. Ah sì, io inserisco qua il mio numero di telefono e per vincere 40.000 V-Bucks pago un abbonamento di 20 euro al mese. Questo sito mi sa che è tarocco, andiamo al prossimo. Questo sì che sembra attendibile, dai, andiamo a cliccare su PC, guarda, c'è anche l'immagine, OTPFI, il mio nome. Ah, mi fanno pure scegliere quanti V-Bucks prendere, ma spiegatemi, ma se c'è l'opzione da 10.000, ma qual è lo stupido che ne prenderebbe 1.000 se può averne 10.000? Cioè, ma veramente, ma questi siti, ma chi li fa? Ma, c'è anche tipo la spedizione super veloce, che figata, mi piace un sacco sto sito, è proprio attendibilissimo. Usa il nostro sito generatore di V-Bucks per prendere un sacco di V-Bucks, va bene, generiamo, attenzione, si stanno connettendo al server come c'è scritto là. Ok, è stata stabilita la connessione. Scommetto che tra poco mi chiederanno la conferma perché io non sia un robot. Ora proprio vediamo. Ah, cavolo! Attenzione! Devo verificare di essere un umano per proteggere il software dai bot automatici, dai robot. Bisogna completare il processo di verifica. È una stronzata, insomma, c'è due robette. Ma a parte questo, ma perché i robot non possono avere i V-Bucks gratis? Poveri robot! Verifichiamo subito! Scarica antivirus, film preferito, gioca Hyper Rush. Allora uno di voi potrebbe dire, bene, allora mi metto a fare tutte queste cose così poi ho i V-Bucks gratis. A parte questi non sono altro che abbonamenti, perdere tempo a guardare robe, possibilità di vincere iPhone X mettendo il tuo numero di telefono così chissà che altra roba ti fanno abbonare. Perché ragazzi, non esistono hacko glitch per hackerare Fortnite e per avere i V-Bucks gratis. Sappiatelo perché ve lo dico qui e ora. È chiaro? Questi siti sono cagate assurde. Nonostante, grazie all'immagine e alle varie cose, possono sembrare davvero veritieri. Se però pensate, ma non è vero, in realtà sono veri, devi solo completare, tu non ce lo fai vedere, ma in realtà hai le hack. Allora io ti chiedo questa cosa. Ma se tu scopri una miniera di diamanti, ma tu cosa fai poi? Cioè tu vai e regali i diamanti a tutti, solo perché tu li hai trovato un hack, allora poi tu vai a dare i V-Bucks a tutti gratis facendone un sito su internet. Cioè neanche solo i tuoi amici, ma proprio vai a un sito su internet per regalarli a tutti. Tu trovi una miniera di diamanti, prendi i diamanti e li regali su Amazon. Cioè proprio una cosa che farebbero tutti, io non sono così generoso, io me li terrei per me, poi boh. Cioè veramente i creatori di sto sito sono dei magnanimi benefattori, perché io non so, scopro un hack del mondo, del gioco, del momento, di sicuro non mi metto a metterla su internet per fare i V-Bucks a tutti. E seconda domanda, ma che cosa gliene frega loro se i robot usano il loro sito? Ma che cosa gli cambia a loro? Cioè un povero robot che vuole giocare a Fortnite e comprarsi le skin non può? Cioè questa è una roba inconcepibile, razzisti. Ora vi spiego io perché questi siti esistono e perché esisteranno sempre ogni volta che uscirà un gioco di moda. Esistevano per Clash Royale, per Clash of Clans, per Fortnite e usciranno anche per qualsiasi altro gioco di moda che ci sarà. Ogni volta che qualcuno va su un sito del genere, tutto sembra veritiero. Ma ogni volta dopo aver inserito i dati, scelto i V-Bucks o le gemme o qualsiasi cosa che provi a mettere i tuoi dati, inizia a fare la barra di caricamento super figa dove ti dice che si è connesso e tutto e poi puff, guarda caso improvvisamente tutti vogliono
controllare che tu sia un umano, a differenza di qualsiasi altro sito che lo fa tramite la rotellina che gira, quella azzurra, non so se avete presente. No, loro lo vogliono fare, ti fanno scaricare cose, ti fanno guardare, ti fanno inserire il tuo numero di telefono. Ma che strano, tutti lo fanno, che strano. E sapete perché esistono questi siti? Perché la gente, soprattutto i bambini più piccoli, credono a queste cose, perché non se ne intendono. Quindi vedono una cosa fatta molto bene, un sito fatto molto bene, dicono, ah beh, basta inserire il numero di telefono, magari non hanno neanche il telefono, vanno a prendere il telefono della mamma o del papà, inseriscono il numero e poi i genitori si ritrovano abbonati a offerte da 20 euro a settimana. E chiaramente intanto il bambino non ha ottenuto nessun V-Bucks, chiaramente. E voi direte, ma cosa costa provare a scaricare un gioco o a guardare un video? Avete ragione? Volete? Provate! Io vi dico che sono tutte cagate. Loro intanto però ci guadagnano, perché voi ci perdete o il tempo, oppure vi fanno abbonare alle offerte, quindi perdete anche i soldi. Ma in più loro ci guadagnano, perché per ogni persona che tramite quel sito va a fare un'offerta, loro ci guadagnano dei soldi. Hanno appunto le affiliazioni con questi siti qua e poi loro ci guadagnano. Quindi, se volete fare soldi ad altra gente, beh, guardate, fate pure. E il secondo metodo ingannevole sono gli YouTubers che fanno i video dei glitch o degli hack. Ci sono interi canali che si basano sull'inventare storie, bug, cose assurde, tipo devi entrare nel gioco dalle 3 alle 4 e mezza di giovedì 27 aprile e solo in quel modo potrai fare questo bug stranissimo che io ho scoperto andando nei cosi di gioco, perché io sono un programmatore, quindi io... Tipo Faris, un canale completamente per gente che casca alle sue stupidate. Ragazzi, non può essere che il gioco più famoso del mondo vada a perdere soldi tramite questi bug strani che poi tra l'altro funzionano solo in determinati periodi orari, cioè boh. Che poi ragazzi, io sono uno youtuber, so editare, quanto mi ci vuole a farvi vedere un'immagine di Fortnite e subito dopo far finta di fare strani passaggi, bug strani e poi modificarmi il numero di V-Bucks in alto, così voi pensate sia tutto vero, io tengo viso alle iscrizioni e intanto voi ci rimanete tutti fregati perché non è niente vero. Poi a fine video basta dire, ragazzi sbrigatevi prima che lo patchino, poi in caso voi ci provate, vedete che non funziona, di l'hanno patchato, che pazienza, vabbè dai, sarà per il prossimo video. E intanto lui fa iscritti e fa i money a spese vostre, che perdete tempo e credete a gente tipo Faris. E io veramente inizierò una lotta contro di lui, perché non è possibile, cioè non mi piacciono le persone che prendono per il culo le altre persone. Non credete a nessun video che promettono bug, glitch, robe strane, cose del genere, perché la Epic Games sta molto attenta al suo gioco, terrebbe i server off per una settimana pur di assicurarsi che non ci siano falle nel sistema che permettono a certi utenti di avere dei vantaggi. Assolutamente no. Ormai penso l'abbiate capito, questo video serve a spiegarvi che non esistono bug o glitch strani per ottenere V-Bucks su Fortnite. Esistono però dei metodi che ti permettono di ottenere V-Bucks e in questo video vedremo anche questi. Questi chiaramente funzionano ed è per questo che siamo in questo video. Prima però di passare a quello vorrei fare un'altra menzione ulteriore a delle persone un po' ingannevoli, ossia tutti quegli youtubers che si approfittano degli iscritti. Ci sono app che ti permettono di guardare video, completare sondaggi, oppure di scaricare app e giocare varie cose, e di accumulare punti. Tra l'altro, altri modi di ottenere punti su queste app è di invitare altre persone tramite il proprio codice, e una volta arrivati a un tot di punti puoi riscattare le carte tipo per Amazon, le carte per PayPal, le carte anche per ottenere i V-Bucks, insomma qualsiasi cosa. Vi dico già, quelle app non funzionano assolutamente. Perché? Perché quelle app vi fanno scaricare tot giochi, guardare tot pubblicità fino a un certo punto dove loro hanno guadagnato un sacco, perché voi avete guardato le loro pubblicità, i loro giochi, loro ci guadagnano per ogni di questi download, ogni di queste visualizzazioni. Voi intanto avete perso tantissimo tempo, alla fine vi ritrovate che non potete più fare punti se non invitando altre persone a questi genere di applicazioni qua. Però non ce la fate, quindi lasciate perdere. Intanto loro hanno guadagnato un sacco. Ve lo dico già, queste app qua non funzionano assolutamente. Ne ho provate tantissime, AppNana, Bounty, qualsiasi cosa, non funziona neanche una. Però gli youtuber fanno i video su queste cose perché? Prima di tutto perché vengono pagati. Secondo, perché fanno scaricare l'applicazione tramite il loro codice, così loro ci guadagnano tantissimo. Perché pensate a uno youtuber di 10.000 iscritti, pensate che solo 1.000 persone scaricano la sua app, lui guadagna tantissimi punti se solo un decimo dei suoi iscritti scaricano l'app dal suo codice. E lui ovviamente nel video fa di tutto purché loro scaricano.
Anche qua mi piacerebbe fare dei nomi, ma sto zitto che è meglio. Quindi praticamente questi youtuber a spese vostre si comprano i V-Bucks, si comprano le robe e fanno anche soldi proprio perché fanno il video apposta per sponsorizzare quelle app. Tornando ai metodi per ottenere V-Bucks, garantisco io per questi metodi, cioè potete venirmi proprio a darmi fuoco alla casa se non vi funzionano, ma io vi assicuro che funzionano perché li ho provati io stesso e vi assicuro che sono cose da fidarsi. Salve il mondo l'ho comprato appunto con uno di questi due metodi che ora vi andrò a citare. E voi direte che stupido, poteva shoppare 40 euro perché tanto Salva il Mondo diventerà gratis. Ragazzi, se avrete Salva il Mondo gratis quando lo renderanno gratis per tutti e non lo comprate, non avrete le missioni giornaliere che vi danno V-Bucks. Quindi chi lo compra ora avrà le missioni giornaliere per fare i V-Bucks, ma chi non lo compra non le avrà, non avrà i V-Bucks ogni giorno. Quindi, pensateci bene, se volete proprio shoppare su Fortnite, non spendete 20 euro per una skin, spendete 40 euro per Salva il Mondo, che poi in 80 giorni, no, in 50, vi rifate circa tutti i soldi spesi in termini di V-Bucks. Ossia, in 50 giorni che giocate a Salva il Mondo, avete ottenuto molto più di 4.000 V-Bucks, che sarebbero appunto 40 euro. Allora, partiamo con questi due metodi. Il primo metodo sono i giveaway. Volete sapere dove partecipare a contest e giveaway davvero sicuri? La pagina Telegram di Fortnite Italy. Questa pagina che dà un sacco di informazioni, da cui anche noi a volte portiamo dei video, comunque leggiamo noi stessi le patch degli aggiornamenti, le nuove armi, le missioni, dove completare le missioni, un sacco di cose veramente fighissime, aggiornamenti sui server, quando tipo i server hanno off, i premi che possono regalare, come ottenere varie skin gratis, eccetera. Tra questi c'è anche il contest, infatti l'avevo visto, ne hanno fatto un contest, eccolo qua, contest V-Bucks, primo premio 2800 V-Bucks, secondo premio 1000 V-Bucks. Come partecipare? Regole semplicissime, basta seguire la pagina, stare un po' attivo, veramente cose facilissime, garantisco io, perché? Perché conosco il creatore della pagina. Ci parlo regolarmente, è un mio amico e è una persona di cui fidarsi e quindi anch'io, io stesso partecipo a questi contest perché spero lo stesso di vincere, anche se non penso che mi farà mai vincere apposta, altrimenti direbbero che è solo perché siamo amici, ma vabbè. Comunque è una cosa veramente facilissima, anche questa pagina è bellissima, io tantissime informazioni le leggo di qua quando sono a scuola, eccetera, è davvero facile, vedi un po' i nuovi aggiornamenti. È veramente una pagina davvero davvero figa, anche ogni giorno mi fanno vedere le cose che ci sono nello shop, così sapete già se potete comprare qualcosa di figo quel giorno oppure no. Alla fine qua partecipare non vi richiede nulla assolutamente, né tempo, né soldi, né scaricare robe strane, né guardare cose strane, né abbonarvi a cose strane, è veramente una cosa facilissima. L'unica cosa brutta è che è questione di fortuna. Allora magari qualcuno di voi dirà vabbè ma io non ho fortuna, oppure vabbè ma io non mi fido. E allora, se non va bene questo, c'è il secondo metodo. Il metodo che ho utilizzato io per ottenere Salva il Mondo completamente gratis sono i siti di gaming. Questi siti, tramite varie iterazioni, quindi scaricare i giochi, guardare video, completare sondaggi, le stesse cose che si fanno sulle app, però la differenza è che le app non funzionano, questi siti sì, ve lo garantisco io perché l'ho provato io stesso Salva il Mondo, non l'ho comprato, non ho così tanti soldi, vi assicuro che invece questo sito funziona. Il sito in questione è Bananatic, ma ce ne sono altri come GameKit, come altri siti molto simili che fanno tutte le stesse cose e vi assicuro che potete fidarvi dei siti, non delle app. Le app no, i siti sì. Trovate il link di Bananatic in descrizione. Per sincerità, come avevo detto prima agli youtubers che si approfittano degli iscritti, io vi dico chiaramente che non solo io collaboro con Bananatic perché dopo che ho ottenuto Salva il Mondo mi è piaciuto il sito e ho deciso di collaborare con loro. In più, se vi registrate dal link in descrizione, aiutate me con delle banane. Ve lo dico chiaramente, e quindi non è che vi sto ingannando robe, se non volete scaricarlo e dare delle banane a me, perché questo sito funziona tutto a banane, andate su Google, scrivete Bananatic e vi registrate come account puri puri, senza dover, tipo, senza regalare niente a me, se io vi sto così in culo che non volete darmi nulla. Allora, la prima cosa da fare è registrarsi, quindi andiamo subito a registrarsi. Qua si spiegano varie cose, colleziona banane, ricevi premi, eccetera, abbiamo già invitato 19.000 utenti. Registriamoci, faccio un account nuovo apposta. Una volta che vi siete registrati ci sono comunque dei bonus che vi danno, tipo il per due su delle banane sui primi giochi scaricate, poi altre banane che vi regalano se fate delle cose che ti dicono tipo attivare le notifiche, guardare il tutorial che spiega un po' come funziona il sito. In questo momento io non lo faccio, però se volete andare a vederlo è veramente una cosa semplice. E già qua ti dicono, se vuoi iniziare subito
registrati a SAO Legend e gioca 2 secondi, così ottieni queste banane e queste esperienze. L'esperienza serve nel sito per ottenere altre skin, altre robe fighissime, invece le banane servono poi per andare a prendersi le gift card. Nella sezione giochi del sito trovate tutti i giochi da scaricare con il relativo ammontare di banane e esperienza che ottenete scaricandolo e giocandolo un po'. È veramente semplicissimo, scaricate il gioco dopo essere registrati, potete anche fare un'email fintissima per registrarvi a questi giochi qua, così non vi intasate la vostra mail di varie cose. Se considerate quanti punti ottenete facendo tutte queste missioni qua, ottenete già 10.420 banane, o almeno quando avevo calcolato erano così, magari quando voi lo fate avranno già cambiato un po' di offerte e quindi non sarà così. E quando voi giocate un gioco vi chiederanno semplicemente di arrivare a un certo livello o di completare una certa missione e vi chiederanno uno screen con il vostro nome e appunto il completamento di quella missione o di quel livello eccetera. Lo caricate sul sito tramite il vostro profilo, fatto. Vi verranno accreditate le banane, a un certo tot di banane potrete prendervi le robe. Nella sessione colleziona le banane troverete altri metodi per ottenere banane in vari modi, come mettendo like, guardando degli annunci, oppure potete addirittura comprare le banane se proprio volete comprare tante banane. Nella sezione Banana Bet potete addirittura scommettere per ottenere Steam Key, bustine di Hearthstone, altre cose qua, tipo paghi un tot di banane e entri in questa specie di roulotte. Sì, di roulette, e chi vince vince, insomma anche qua è un po' questione di fortuna. Se avete domande su come funziona questo sito potete chiedere a me, che l'ho usato per un sacco di tempo, oppure direttamente al forum dove ci sono già tante risposte, tante domande. Ci sono addirittura dei giveaway periodici che vengono fatti, io non ne ho mai vinto uno, ma perché io sono proprio sfigato. Oh, questa sì che è la nostra sessione preferita, infatti questa è la sessione di spendi le tue banane. Una volta che hai ottenuto tantissime banane, questa è la mia pagina preferita, perché qua posso andare a vedere qualsiasi cosa. Ci sono le gift card Amazon, adesso andremo ad aprire quella, e poi ci sono quelle dei giochi e delle carte prepagate, apriremo anche quella. Come vedete, vi ricordate quando prima vi avevo detto che se fate tutte le offerte dei giochi ottenete 10.420 punti? Guardate quanto costa una ricarica Amazon da 20 euro, 10.000 punti. Quindi non è come quelle app che non ti daranno mai i punti necessari. Questo qua funziona, ripeto ragazzi, l'ho utilizzato io per un sacco di tempo e ho preso parecchie di queste, ma io non mi sono concentrato tanto su questo quanto su quest'altra cosa. Infatti dove avevamo cliccato prima nella sezione dei giochi ci sono varie key di vari giochi, tipo Counter Strike, di Diablo, ci sono anche soldi per Facebook. Tra questi c'è Fortnite Salva il Mondo Standard Edition, chiaramente io l'ho preso Standard Edition, potevo aspettare 33.500 miliardi di punti, ma sinceramente mi accontentavo dell'edizione standard giusto per provarlo, infatti non mi sono pentito. 16.000 banane, solo completando i giochi ne ottenete 10.000, le altre 6.000 le fate tranquillamente perché man mano le offerte si rinnovano e poi ci sono, come avevo fatto vedere, altri metodi per ottenerle. Addirittura si può vincere questa cosa aderendo, diciamo, questo giveaway, puntando 700 banane sperando di vincere, quindi se proprio siete impazienti potete scommettere, prima o poi ci azzeccherete. Io ci ho messo circa un mese per ottenere Fortnite, io l'ho comprato, non ho scommesso perché ripeto io non ho fortuna per niente. E voi direte sì, ma un mese è tantissimo tempo e io mi rompo eccetera. Allora intanto con questo sito conoscete giochi nuovi che non si sa mai, magari vi piacciono, prima cosa. Seconda cosa, nessuno dà niente per niente. Prima vi ho fatto vedere quei siti là, ma appunto, ma chi è che fa robe gratis? Nessuno fa robe gratis per niente. Quindi, cioè, veramente non funzionano quei metodi. Volete i metodi veri, quelli sicuri? Questo, altri siti simili, giveaways, contest, cose del genere. No, altro, non funzionano le altre cose. E chi vuole convincervi del contrario è un truffatore, probabilmente ci guadagna o viene pagato per dire queste cose. E gli unici che ci rimangono sempre pagati sono quelli che credono al fatto che possono esistere glitch e bug per ottenere V-Bucks gratis. Spiego un'ultima cosa a tutti coloro che diranno: titolo clickbait, ma si dice che non esistono, perché dai questo titolo clickbait, bla bla bla. Ve lo spiego subito a chi è indirizzato questo video, a chi crede che esistano queste cose. E chi è che crede? I bambini piccoli o comunque qualcuno che non è chissà che informato, o magari pensa che Fortnite sia un gioco un po' così, che ha i server da schifo. Sì, beh, questo è vero, ma non importa, server e protezione dei server sono due cose completamente diverse. Comunque, il fatto è che questo video è per chi crede che esistano questi bug. Cosa fa la gente che crede a queste cose? Va su Google e scrive come fare V-Bucks gratis, va su YouTube e scrive come fare V-Bucks gratis, e lì, pum, trova il mio video. Lo apre perché comunque io ho abbastanza iscritti, si fida, magari è un canale conosciuto, dice, vediamo, lui ha fatto il video, vediamo un po' cosa dice,
pam, scopre che non esistono i metodi, se l'ha capito. Se poi non ci crede, è proprio... Ma se l'ha capito, sono contento, è per questo che hai fatto il video. Se invece avessi chiamato questo video "non esistono metodi per fare V-Bucks gratis", non l'avrebbe visto nessuno. Cioè, perché non è che uno va su YouTube e scrive "non esistono metodi per fare V-Bucks gratis", non lo scrive nessuno. Perché se uno sa che non esistono metodi per farlo, non è che va a scrivere su YouTube "non esistono metodi per fare V-Bucks gratis", così si guarda un video dove non fa altro che rispiegare il fatto che non esistono di metodi. Cioè, lo capite? Boh, spero di sì. Penso di aver detto tutto, la gente che è intelligente capirà, chi no, pazienza. C'è gente stupida che lascerà dislike e andrà a vedersi altri video convinti di fare V-Bucks, vabbè, lasciamoli perdere il loro tempo, problemi loro. Che poi, tra l'altro, mi chiedo, ma se tanto cercate come fare V-Bucks gratis, ma perché non cercate direttamente come fare soldi gratis? Cioè, voglio dire, sono anche meglio i soldi piuttosto che i V-Bucks, non pensate? Anche oggi ringraziamo la pura fibra della Nastron qua, grazie per essere iscritti, noi siamo già in 91.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questi siti fasulli, di questi youtuber bastardi, di tutte queste cose qua. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!